Ehi, ciao! Hai già deciso dove andare il prossimo anno? No, sinceramente sono ancora proprio indecisa. E tu? Ma, sai, le alternative sono tante. Tanta gente continua a darmi consigli, a dirmi qua, a dirmi là. Una mezza idea me la sono fatta, ma anche al liceo ci sono tante proposte. Cioè? Cosa intendi? Conosco qualcuno che ti può aiutare. Siamo Lisa e Marta della classe prima E del liceo scientifico tradizionale. Volevamo spiegarti in che cosa consiste il nostro piano di studi che ci accompagnerà fino alla quinta. Come puoi vedere, si divide in un primo biennio, un secondo biennio e al termine il quinto anno. Il piano di studi è sostanzialmente bilanciato sia nell'area umanistica sia in quella scientifica. Questo ti permetterà quindi di avere una formazione completa, che ti porterà poi ad avere diverse scelte per quanto riguarda l'università, che potrai scegliere tra un indirizzo umanistico, scientifico o giuridico. Nel primo biennio il totale delle ore sono 27, quindi uscirai 3 giorni a mezzogiorno e 3 giorni alle 1. Nel secondo biennio e nel quinto anno invece la nostra offerta formativa offre invece 30 ore e comporterà quindi ad uscire tutti i giorni alle 1. Guten Tag, sono Pietro, uno studente della classe della scientifica universitaria tradizionale con l'avanzamento della lingua tedesca. Il tedesco noi l'affrontiamo durante le ultime 2 ore della mattinata con una madrelingua. Le lezioni si svolgono sulla grammatica tedesca, mentre negli anni a seguire si struttureranno su argomenti anche più difficili. Anche per chi alle medie non ha studiato bene il tedesco, può essere utile questo corso, poiché si ricomincia dalle basi principali. Hi, io sono Eugenio, frequento la classe prima I del Messidaglia. Ho scelto l'indirizzo di inglese potenziato che consiste nell'aggiunta di 2 ore a fine mattinata. Queste 2 ore si dividono in un'ora con una conversatrice madrelingua dove si fa appunto più che altro conversazione, invece l'altra ora è una normale ora con l'insegnante di cattedra di inglese. Io sono Marcos e lei Mara Grazia e siamo della classe prima F e abbiamo scelto il liceo scientifico delle scienze applicate per due semplici motivi. Il primo è che abbiamo un'ora in più di scienze rispetto al tradizionale, liceo scientifico appunto, e 2 ore in più di informatica che non compaiono proprio nel liceo scientifico tradizionale. Difatti il nome è Scienze Applicate. Prego. Nelle ore di fisica invece ce ne sono due, una delle quali, delle quali si parlerà della teoria e la seconda si andrà in laboratorio ad applicare ciò che abbiamo appreso in classe. E lo stesso discorso vale per l'informatica, la quale verrà fatta un'ora in classe, nelle quali si studieranno le basi e le regole, e la seconda è il laboratorio. Le ore di scienze, al contrario delle altre, sono tre, due delle quali si sarà in classe e la terza si andrà in laboratorio ad applicare ciò che abbiamo appreso in classe. Ciao, sono Pietro e sono uno studente della classe prima G dell'indirizzo Scienze Applicate con l'opzione del corso di robotica. Il corso di robotica consiste in 20 incontri di 1 o 2 ore dove si espanderanno i programmi di fisica e di informatica, dove dopo alcuni incontri di fisica si andrà nel laboratorio di robotica a programmare e utilizzare il robot della Lego MX-Int. Questo corso può essere utile in un futuro più o meno prossimo, in ambiente universitario o lavorativo. Cosa ti ha fatto scegliere l'indirizzo tra l'ordinario, le scienze applicate e i potenziamenti vari? Io ho scelto le scienze applicate perché offrono le più di scienze, e questo secondo me è importante, e anche perché le 2 ore di informatica ritengo siano molto importanti nella società di oggi. Io ho scelto il potenziamento di tedesco perché l'avevo già fatto alle medie e mi era piaciuto molto, e in più l'orario ordinato perché mia madre voleva che facessi latino.
Io ho scelto il liceo scientifico tradizionale perché mi piaceva la matematica, ma comunque volevo continuare l'italiano e le materie umanistiche perché non volevo perdere questo bagaglio culturale che per me è molto importante. Io ho scelto il potenziamento di inglese in quanto sono convinta che nel mondo di oggi sia una lingua più importante sia per viaggi e comunque la vita di tutti i giorni, ma anche nel mondo del lavoro e dello studio. Com'è stato l'inizio? Allora, per me l'inizio è stato comunque emozionante, come credo sia importante, e non ho notato una grande differenza per l'impegno dalle medie alla scuola superiore. In ogni caso questo varia da persona a persona. C'è da dire che è importante organizzarsi la giornata e ottimizzare i tempi, dato che ci sono molte cose da fare, ma in ogni caso tutte importanti, ti aiutano tantissimo nella vita e i professori cercano di collegare qualsiasi cosa che sia nelle loro possibilità per dare un senso a quello che stai studiando. Tu di vita. Allora, l'inizio è stato tossico, non poteva andare peggio per vari motivi. Il primo è iniziato a scuola con il tempo osceno, pioveva, c'era vento, io essendo meteoropatico già stavo male. Dopo mi sono ritrovato a scuola con questo compagno qua, i professori che iniziano abbastanza severi, non ho passato molto serenamente all'inizio, però dopo si sono sistemati. Io all'inizio, cioè a me mancava, mi sono mancate molto le medie all'inizio perché andavo in una scuola piccolina, mentre qua questa è una scuola gigante in confronto, però comunque passando, cioè mentre quando passa il tempo dopo un po' ti abitui e adesso mi rendo conto che sono stata fortunata perché ho incontrato una classe veramente bella e anche i professori sono sempre come i professori, però sono comunque competenti e bravi nel fare il loro lavoro. In ogni caso, anche se non sempre, ti aiutano tanto lo stesso. La ripresa del sabato è stata molto dura perché io alle medie non facevo il sabato, solo che svegliarsi ogni sabato alle 6:30, diciamo che dà un po' fastidio, però dopo ci si abitua e c'è la scusa dei compagni e dei professori che insomma ti danno un po' di aiuto e sostegno. Perché a volte è difficile scegliere? Secondo me è molto difficile scegliere, innanzitutto perché è anche una scelta di vita per il tuo futuro. Poi spesso si ha paura di sbagliare e infatti un mio consiglio è quello di pensare alle proprie qualità e al proprio desiderio su quale scuola iscriversi senza farsi influenzare da altre persone. Io ritengo che lo scientifico sia una scuola che varia nelle materie, quindi non si deve aver paura di sceglierla perché comunque le materie sono varie e i campi sono vasti, perciò si fa qualunque tipo di materia e non è una scuola specifica. Ma per me scegliere è stato un po' difficile, cioè, perché avevo molti amici che andavano in un'altra scuola, quindi all'inizio mi sono lasciata condizionare, poi però ho capito che anche in questa scuola c'era un grande pareggiamento appunto di materie umanistiche. Se siete indecisi su scegliere la scuola, questa è anche una scuola adatta perché vi offre molti indirizzi che, come abbiamo visto prima, sono molto vari anche in base alle vostre capacità, quindi non abbiate paura di prenderne uno perché comunque anche se non conoscete nessuno avrete la forza di nuovi amici che conoscerete. Spesso è difficile scegliere proprio perché anche le altre persone cercano di far vederci, di mostrarci quelle che sono le nostre qualità migliori, però in realtà siamo solo noi a saperlo, quindi è molto importante scegliere anche in parte da soli e questa scuola offre talmente tanti indirizzi e talmente tanti sbocchi per il futuro che secondo me è veramente una bella scuola per proseguire. Per me questa è un'ottima scuola per il fatto che se uno non sa cosa farà da grande o comunque è molto indeciso, con questa scuola può proseguire moltissimi tipi di studio per poi andare a scegliere un'università comunque indipendentemente dalla scuola che ha fatto. Secondo te che cosa serve davvero per riuscire in una scuola come questa? La scuola è un po' un
percorso che ci prepara a quindi immaginarsi come vorremmo essere nella nostra vita ci aiuta poi a capire che cosa vogliamo studiare. Infatti quello che noi sappiamo poi ci caratterizza e ci distingue nella vita, quindi è importantissimo, anche se non l'abbiamo chiaro adesso, però cercare di capirlo più presto. Sappi comunque che in questa scuola ci vuole un impegno costante, non si può mollare neanche una volta, perché appena molli hai già un sovraffollamento di robe da studiare, quindi c'è la costanza e anche un po' di curiosità, cioè devi andare a cercare le cose che ti incuriosiscono, quindi devi essere disposto a sacrificare, a spendere così un po' del tuo tempo. Sì, curioso, vieni a messe! Andiamo! Ricordiamo che da quest'anno è obbligatoria l'iscrizione online, ma se sei in difficoltà o hai dei dubbi, chiama pure la nostra segreteria. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio e non c'è nessuna priorità di tempo.